passato, visto il brutto periodo che stiamo passando noi che stiamo lavorando, quindi figura di chi magari ha perso il lavoro per questa situazione, che avendo noi tanta produzione e comunque vendendo prodotti molto deperibili nel breve termine, abbiamo pensato di, invece di buttarli, esporli fuori per chi avesse bisogno e per chi non se li poteva magari permettere di acquistarli. Li vediamo. Ovviamente non sono prodotti freschissimi, però sono tutti commestibili ancora. Sono tante le persone che vengono qui bisognose, insomma, che hanno... Sono tante, purtroppo sono tante. E molte non le conosco perché esponiamo il tutto quando chiudiamo, quindi tra la pausa pranzo, tra le 14 e le 16. Però alcune abbiamo avuto modo di conoscerle e dispiace davvero vedere le situazioni in cui si sono trovate. Molte persone che prima magari chi lavorava in nero e adesso non si è potuto più muovere, o chi percepiva uno stipendio e adesso è stato licenziato perché magari non essendoci lavoro è normale che si vengano a creare queste situazioni. Ci sono persone che non riescono veramente nemmeno arrivare a fine settimana, figurati a fine mese. Avete anche lanciato un appello anche agli altri, anche alle altre attività, sì, di fare la stessa cosa. Sì, abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile non solo l'ortofrutta, ma anche chi vende alimentari che possano rimanere in negozio, invenduti, e magari provare anche loro a fare questa piccola cosa, che alla fine è piccola, ma pensando che possa diventare grande unendoci tutti. Voi siete dal produttore al consumatore. Sì, esatto. Quanto è difficile? Ma diciamo che non è molto difficile. Basta avere persone capaci, che hanno voglia di lavorare. E poi la nostra storia nasce dal nonno di mio nonno, quindi mio nonno 93 anni compiuti ad ottobre, e fino a 2 anni fa ancora lavorava nei terreni e si dedicava solo a questo. Quindi non è molto difficile, diciamo che siamo nati per questo.